Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi siamo insieme a due miei colleghi di Rapina, ovviamente Giordino 93, Bebo 92 e poi ovviamente c'è un'aggiunta, Mitex Silver. Salutate pure ragazzi. Ciao a tutti. Allora, siamo qui per fare un colpo, questa volta in banca, anzi, sì, in banca nuovamente, quindi dobbiamo fare un colpettino balordo, diciamo. Un colpetto balordo da 792.000. Comunque sia, Bebo, puoi partire pure. Andiamo subito in partita. C'è un tipo che c'ha la maschera di Trollface dorata. Speriamo ci dia una mano, ragazzi. Dai. Allora. È anche di livello alto. È a livello 45, quindi non possiamo lamentarci. Speriamo soltanto che il mio HDPVR registri, perché certe volte se ne va in tilt da solo. Non si sa il motivo. Allora, dai. Non mai capisce che chi lo sta usando è molto scarso. Esatto. Esattamente, proprio per quello. Quella. Allora, vediamo un pochettino cosa andiamo a fare. Speriamo cosa che non faccia più tanto sto tipo. Sento l'eco. Senti l'eco? L'eco? Adesso non più. Partiamo. Vediamo questo Mitex Silver se sarà degno di giocare insieme a noi. È calmo però. Minchia, già si sente poco questo Skype, il suono del tuo. Minchia. Parti subito, Bebo, vai subito avanti. La musichetta tattica, ovviamente. Allora, Bebo, allora vediamoci un po' con. Allora, vediamoci un po' con. Andiamo su. Calmini, C'è tipo che sta preparando la maschera a fisso, lo vedi? C'è anche i gambali di protezione. C'ha tutte munizioni. Guarda, fallo andare lui. Attenzione alle finestre che ti cuccano. Ti vedo. È un coglione, si è fatto già beccare. Chi cazzo si è fatto beccare? Vabbè, alla vecchia maniera si fa. Vai, muoviti. Alla vecchia solita. Non fate uscire nessuno, Fateli abbassare tutti, dai. Oh, ti sembra un passo. Mi senti basso? Sono qui, ci sono. Non ci credo, ho lasciato il mirino. Non ci credo. Sei un coglione. Lo piazzate il trapano termico, ragazzi, dai. Ce l'hai già. Io l'ho messo. Tutti giù, Sono tutti giù, tranquillo. Di cazzo, giù. Dai giù, puttana. Non spararli, non fare. No, non legare! Non legarli lì vicino, legateli vicino al trappano. Qui sono le nostre prede. Mica, avete già ciucciato tutti i soldi. Ci mancherebbe altro, zio, ma secondo te te li lascio. Filati. Mi prendo tutti i soldi. Piccato. Guarda pure, mi si distende. Minchia, sento gli spari di Stefano, cazzo. Se sono qua. No. Ah, dici con Skipper? Sì, sento con Skipper il tuo rumore. Aspetta 2 secondi. Certo, creati la barriera, tipo barriera corallina. Guardate, ma non vi fa possibile. Sì, tranquillo, io più che altro tieniti legato qualcuno vicino al cavo, più che altro, perché ci servono lì. Bebo, ok, Matt Silver, quel coglione sta uscendo fuori, non dovrebbe già uscire, perché altrimenti... No, deve uscire, dovete andare a cercare le tavole. Ma sentite ancora? Sì. Normale, lo sentiremo quando spari, capito? Sono pronto, stai seduto, testa di culo. Speculare, sono soldi. Sì, non fai. Io non ho ancora sparato un colpo. Ma tu spara anche a caso. Vabbè, io sento i nostri colpi più che altro, Vai, fregatene. Io mi sa che mi metto. Ma perché cazzo hai aperto sta porta? Cristo santo. Mi sa che mi tolgo la maschera e mi butto per terra. Sì, fai finta di essere uno... un cazzo di ostaggio. Minchia, zio, è pieno di... Bebo, è pieno di roba, è pieno di gente. Sì, credo, ho lasciato il mirino, mi sta mirando di merda, veramente. Te lo potevi togliere anche prima? Mi sono dimenticato, che palle. Un casino, sta. Allora... Ok, è stato la polizia, ragazzi, adesso incominciano quelli là, balordi. Cioè l'altra volta sono usciti i Juggernaut, dico solo questo. Qualcuno mi sta sparando, ma non si sa dove. Sono magici, sanno sparare in mezzo alle cose, attraverso le cose. Un po' di giustizia.
C'è tipo la carica del 101 dietro. Sì, altro che 101, sono molti di più, cazzo, sono a balordi qui. Allora, copri davanti, Bebo, quello con lo scudo, Vai a riparare il trappano, vado a riparare il trappano, vieni a proteggermi, che hai rotto Black and Decker. Proteggo io, Bebo, tranquillo, sto facendo. Ah, sta facendo tu? Io. Vada, Perché sei più veloce, zio? Molto veloce. Ho abilità. Qui, come tirano i soldi. Ok, ok. Le abilità del Bebo. Bebux abilitato. Oh ragazzi, venite vicino al capo per piacere, venite vicino al capo che sono quelli rinforzati. Tutto fumogeno di merda. Mi sa che hanno buttato anche la cremogene. No, fumogene e basta. Allora stavano buccando. Sto guardando. No, il taser, cazzo. Bastardo. Anche a me l'hanno sparato, lo sai. Hanno già il taser. Guarda. Ripara Bebo. Non hai capito che l'ho ammazzato col taser, raga. Parli in culo. Vuoi riparare, sì, combo. Stai, mi sei un favore, piazza munizioni, raga. Anzi, no, le ha già piazzate il tipo. Anzi, dove c'è il tipo? Non... Stai giù! Azione saliente. Ci servono anche le... come si chiama? Questo tipo? Servono anche quelle. Ci serve anche quella cazzo. Il cazzo di seghino per sforzare tutto, per bucare il tuo corpo. Abbiamo delle munizioni! Mica gliele hai fottute tutto, sei un coglione. Io? Ehi, hai preso l'ultimo pacchetto. Ma sono le prime che prendo. Cosa? Ok, mi stanno spaccando il culo. Quindi è tutto a posto? Sì, tutto tranquillo. Spara. Ma zio, sono Gesù questi qua. Sono tanti Gesù. Chi ne ha pure medic? Io non ce la bevo, ma dobbiamo spaccare all'ultimo, Stan, ma non adesso. Sei pieno di vita, ma ragazzo bolli. State riparando? Sì, stiamo riparando io troppo. Bravi bambini. Pensa a difendere, va. Ma io sto difendendo tutto. È presente il pick e fuglioso. Così la differenza. Perfetto. Allora, mancano quanto manca, Bebo, un minuto e mezzo ragazzi, ancora un minuto e mezzo abbiamo finito. Due giorni. Ascolta, Bebo, lo vedi dove è il camion, lo vedi che è lì, proprio lì davanti, cazzo. È l'entrata il camion? No, sì, esatto, proprio davanti all'entrata principale. Non riesco a mirare, cazzo. Cioè, siamo nella merda, Bebo, cioè siamo proprio nella merda, perché quel punto è proprio il più difficile dove andare per portare... Blu, via. Dove sei? Dietro di te. Cosa vuoi? Sì, capo. Qui sta entrando un culo di gente. Sto arrivando. Cioè, ne hai dietro, stai attento. E ne ha dappertutto. Aspetta un attimo, stai, aspetta 2 secondi. Sto salvando, ma sei sveglio, ti fai subito buttare giù, adesso dovresti ritornare. 5. Vabbè, vieni. C'è anche la prova TV adesso. Elicottero. Ascolta ragazzi, piazzo le munizioni che mi servono. Munizioni ragazzi, prendetevi le munizioni se vi servono, ragazzi. Le ho messe qui. Ascolta, pronto al cavo, Bebo, ci penso io se c'è la seconda griglia, ok? Stai, proteggi, continua a proteggere. Bebo, anche tu, continua a proteggermi perché... Quindi? Non fare bene. No, adesso tranquillo, proteggi e basta, proteggiamo bene. Altrimenti appena inizia la musichina ce la cagassi sotto. Sì, vuol dire che sta ripartendo la seconda ondata. Oh, 5 secondi, cazzo, 5 secondi ragazzi, proteggete. Guarda. Soprattutto Giordino che mi porti sfiga, cazzo, fai chiamare la seconda ondata, vai. Perfetto, prendiamo loro ragazzi, i soldi. Sono 4 sacchi ragazzi, sono solo 4 sacchi, quindi fate tutto. Prendete una testa. Ma sono poveri qui. Sì, una testa, dai, muoviamoci. Ce la facciamo subito questa volta. Dov'è lo zio? Quel coglione non si muove. Oh, dov'è il... È davanti, lo vedi dove c'è la valigetta? Ascolta, Bebo, dobbiamo buttare giù prima tutta l'ordata, altrimenti non ce la facciamo, vero? E come non c'è, io? Forse ce n'è in più, Luca. Dimmi. Guarda, vieni. Qui ce n'è in più.
No, non è un in più, è di questo coglione che non la prende. No, questa testa... qui è una qua, guarda, dove è? Ah, ok. Allora, cerchiamo di buttare i sacchi, bebò. Non uscire da lì, vieni qui. Come ci comportiamo? Dobbiamo buttarli giù da qui. Non l'ho andata. Buttiamo giù. Li vedi, sì, dobbiamo buttarli giù, li vedi. Anche un sacco, però, dobbiamo tornare a prendere. Li prendiamo, tranquillo. Buttalo qui davanti, lo butto qui davanti e non comincio a fare il sacco, vai. Poi tranquilli, butta il sacco dove sono io, stai, buttalo lì. Non buttateli troppo avanti, che la polizia li prende, capito? Non buttateli troppo avanti. Non fateli entrare, raga. Dall'ingresso principale. Esatto, non fateli entrare. Sì, non uscire da lì. Non fateli entrare voi. Aspetta. No, l'orata è così finita, più o meno. Caricate. Stai, quando ti dico di cadere di mettere le ultime munizioni, metti le ultime munizioni. Perché mi sa che io sto prendendo l'ultimo di munizioni. Ti dico io dove metterlo nel caso, ok? Proteggete i due sacconi, proteggete i sacchi di soldi che ho messo lì davanti. Ma dove è il camion? È qui davanti, lo vedi dove c'è la sacchetta, qui. Dove c'è indicata? Qui, dietro, aspetta. Io sto passando da qua. Non fare la cazzata, non passare da lì, stai, non passare, ti spaccano il culo. Dobbiamo passare per forza da mezzo. Se passiamo da mezzo gli spacchiamo subito il culo, stai. Siamo pronti, li passiamo. Non ancora, lo vedi che c'è quel tipo con lo scudo davanti? Sono tre sacchi. Ho già finito le munizioni, Cristo. Non farti chiudere. Ascolta ragazzi, vi proteggo un attimo il culo. Fermi un attimo il controllo dietro se c'è qualcuno. Non c'è nessuno ragazzi. Ce l'abbiamo solo frontali, ok? Bebbo, ce l'abbiamo solo frontali. Lato un po'. Sì, di lato non lo scudo. Dove sono? Dimmi dove sono che li ammazzo subito. Lì vicino ai portoni. Vuoi vedere? Aspetta. Eccone uno. Aiutami, buttalo giù. Cristo, mi stanno buttando giù. Ok, perfetto, sono a posto ragazzi. Allora, ok, potete prendere le munizioni, grande stand. Togliete le mezze coglioni che ne prendo subito anche io. Vai. Come facciamo allora? Aspetta, fai finire l'orda, lo vedi che stanno ancora arrivando? Dobbiamo buttarli giù fino alla fine. L'importante è che sopravvivi ora. Dov'è quello con lo scudo davanti? Davanti, sì. Lo vedi quello con lo scudo davanti? Devi buttare giù quello. Se riusciamo a buttare giù quello, cioè fra un bel po', perché è ancora bello protetto anche dal fumogeno. Sto, lo lascio anch'io qui, insomma. Mettilo qui davanti. Perfetto, grande. Così che. Io quello. Luca. Dimmi. Prova a salire su e a sparare. No, è finito, C'è l'ultimo, ragazzi, quello con lo scudo. Aspetta, lo ammazzo. Buttato giù ragazzi, prendetevi un sacco. Sono i cecchini. Prenditi un sacco tranquillo. Tranquillo. Fidati, vieni con me. Proteggiamo, ragazzi, venite qui fuori che abbiamo finito, venite. Vai qui tu. Ragazzi, se venite qui, siamo veloci. Io sto buttando un sacco dentro. Vado a prendere l'ultimo sacco. Magari qualcun altro, ok? Ma rimani lì. Non fa niente. Stai, rimani lì dentro. Ah, li hai presi tutti, tipo. Ok. Entrate, ragazzi! Andiamo via? Sì, abbiamo finito, ragazzi. Grandi, ragazzi, perfetto, bellissimo colpo. Ragazzi, abbiamo fatto questo colpaccio, raga, quindi, che dire. Abbiamo fatto un bel po' di soldi, bottino da 2 milioni, anzi, anche di più. Ne partiamo alle Hawaii. Siamo riusciti, eh? Ce ne andiamo alle Hawaii, raga, a Ibiza, raga. A far male. No, comunque sì, abbiamo fatto un bel colpaccio. Guarda, con tester 3 milioni, minca. Contanti disponibili 198.000. Ma stai scherzando? Un bellissimo colpo, ragazzi. Comunque sia. Quanto vi ha dato? 198.000 a me. Contanti disponibili. E vabbè, buono comunque. Almeno ci siamo fatti un bel po' di soldi. Comunque sia, ragazzi, adesso vediamo la carta che ci esce. Parti subito, Bebo, che ci vediamo la carta. Tutta a destra. Tutta a sinistra, io, dai. Vediamo cosa troviamo. Io voglio una maschera. E anche una maschera, armi. Modulo laser tattico, ok, perfetto. Io tengo sempre la maschera. No, hai tenuto gocciolante. comunque sia, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una rapina ottima, sinceramente. Abbiamo fatto un colpaccio da 3 milioni in conto estero e 198.000, quello che cazzo era, in contanti subito disponibili da poter spendere per armi, eccetera. In compagnia, ovviamente, di Bebux, di Bebo92 e Giordino93, Stefano. Che dire, ragazzi? Mitex.
Che dire, ragazzi? Spero che quindi il colpo vi sia piaciuto. Cercherò di fare altre puntate insieme a loro. Se riusciamo a trovare anche un quarto, ci basterebbe avere sempre questo Mitek Silver tra di noi, che è veramente un ottimo giocatore. Comunque sì, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace. Ovviamente vi lascerò il link dei miei due compagni sotto in descrizione. Da Cure 90 è tutto, ci vediamo alla prossima. Bella, raga!